Corri, Megan! Siamo molto in ritardo, sbrigati! Più veloce, Strawberry! Sto facendo il possibile, aspettatemi, non lasciatemi indietro! Corri più forte che puoi, non abbiamo tempo! Aspettatemi! Oh. Per un pelo? Ultimamente salti e ti muovi con un'agilità che ha dell'incredibile. Sembra quasi che tu sia dotata di una forza sovrumana. Tu? Beh, adesso non esageriamo. La campanella, ci restano pochi secondi. Non ho parole. Avete visto che roba? E l'importante è che fa parte della nostra scuola. Che ne dici, capitano? È un'occasione che non possiamo farci sfuggire. Faremo in modo che quella ragazza si iscriva nella nostra squadra a tutti i costi. Ginnasta esordiente. Scusate, chi di voi tre si chiama Strawberry? Sono io, Strawberry. Bene, hai mai pensato di far parte di una squadra di ginnastica ritmica? No, perché questa domanda? Voi quattro chi siete esattamente? Siamo del club di ginnastica ritmica della scuola Daikan. Strawberry, il motivo per cui siamo venuti a cercarti è che vorremmo che tu entrassi nella nostra squadra. In altre parole, se ho capito bene, mi stai chiedendo di diventare una ginnasta come voi. Esattamente, è così. Oh! Accetta! Il club di ginnastica ritmica della scuola è nato quest'anno. Adesso siamo solo in quattro, ma abbiamo bisogno di un quinto elemento e tu saresti perfetta. Se non prendiamo parte alle competizioni, ci vedremo costrette a sciogliere la nostra squadra. Veramente la ginnastica ritmica è una disciplina in cui non mi sono mai cimentata. E poi dopo le lezioni... Ti abbiamo visto. Oh. Poco fa in strada hai eseguito una tripla capriola all'indietro, degna di una professionista. Ma no, quale professionista? È stato soltanto un caso. Io adesso come faccio a liberarmene? Io ci penserei bene. Se entri nel club avrai più occasioni di vedere il tuo adorato Mark. E poi perché non sfruttare il tuo talento naturale? Potresti diventare l'idolo sportivo di tutta la scuola. Voi fate in fretta a parlare, non l'hanno chiesto a voi. Vi sono grata dell'offerta, ma devo rifiutare, ho già parecchi impegni. Ho capito, però è un vero peccato. Ragazze, si passa al piano B. Ok. Un momento, che state facendo? Ecco, abbiamo finito. Sei uno splendore, guardati allo specchio. Oh? Un momento, quella sono davvero io. Come mi sta bene? È sempre stato il mio sogno indossare un body da ginnastica. Allora, adesso come rispondi alla nostra proposta? Ti rispondo di sì, inizia la mia avventura nel mondo della ginnastica ritmica. Iniziamo con gli esercizi di riscaldamento. Così è questa la ginnastica ritmica. Che mi sta succedendo? Oh no, è più forte di me! Non resisto! Non ho mai visto nulla di simile. Che fatica. Che cos'è stato? Bravissima, sei stata eccezionale. Un numero fuori dai canoni, ma riuscire a destreggiarsi per la prima volta con la palla e il nastro come hai fatto tu ha dell'incredibile. Sei grande! Ci siamo, ragazze, e cominciamo ad allenarci per la nostra prima gara! Sì! Uno, due. Basta, non ce la faccio più. Non arrenderti, il successo del nostro club è tutto sulle tue spalle, non dimenticarlo. Uno, due. Non correre così, devi stare ben dritta. Devo stare ben dritta. Dritta e non chinarti.
avanti. Alza le ginocchia. Fate il coraggio, siamo solo all'inizio. La parte più difficile e faticosa deve ancora arrivare. Cosa? Ho sentito bene. Il club di ginnastica ritmica. Non ci trovo niente di male, anzi, lo scopo di questa disciplina è l'espressione della bellezza femminile attraverso movimenti armoniosi del corpo. La palla in aria rappresenta l'amore sfuggevole, il nastro l'eterno divenire dell'esistenza, poesia allo stato puro. Fatica allo stato puro, ed è altrettanto faticoso usare i poteri di Newberry senza che le altre se ne accorgano. Strawberry, puoi spiegarti meglio perché è faticoso usare i poteri? Vedete, se non ricorro ai poteri di Newberry non combino niente di buono. Se solo ci fosse un modo meno complicato. Scusa se te lo dico, ma non è corretto. Dovresti basarti solo sulle tue capacità. È una parola, manca così poco all'inizio delle gare. Secondo voi c'è un modo per sfruttare i poteri senza dovermi trasformare per forza? Bisognerebbe chiederlo a Ryan. Credi che lui potrebbe essermi d'aiuto? Prova a chiederglielo, adesso è di sopra. Anche se forse non è il momento più opportuno. Grazie del consiglio, vado subito da lui. Sì, ma... Ryan! Ryan! Ryan, sei qui dentro? Perché non rispondi? Oh. È un ragazzo così misterioso. Nella sua camera ci sono solo un letto e un computer. A pensarci bene, è strano che viva qui tutto solo. Dice di essere uno studente liceale e poi gestisce un caffè. Ma per quale motivo? E poi, come fa a conoscere così bene gli extraterrestri? Non capisco. Perché ha scelto proprio me per il suo progetto? Ma che storia è questa? Mi stai spiando? Vuoi sbrigarti ad indossare una maglietta? Ah, sì, ecco fatto. Perché sei venuta a cercarmi? Non me lo ricordo più. È la prima e ultima volta. Non mi rivolgerò mai più a Ryan quando mi serve un consiglio. Va bene. A quanto pare non posso sfruttare i poteri di Newberry senza dare nell'occhio. Quindi la mia avventura come ginnasta finisce qui. Domani faccio le mie scuse e mi ritiro. Guarda, c'è Mark! C'è Mark! Strawberry, che bella sorpresa! Oh! Oh! Come stai, Mark? Bene! Caspita, oggi vi allenate fino a tardi. Abbiamo in programma una gara. Mi hanno detto che adesso fai parte del club di ginnastica ritmica. Beh, sì, diciamo di sì. Mi fa molto piacere. E ti prometto che quando gareggerai verrò a fare il tifo per te. Davvero? Certo. Adesso scusa, devo andare. Ciao! Non ci posso credere. Verrà a fare il tifo per me. Ma che ti prende? Devo impegnarmi per dare il massimo! Uno, due. Uno, due. Caspita, sei arrivato prestissimo. Sì, ho una gran voglia di imparare da tutte voi. E per farlo mi devo allenare. Bene, vuol dire che ti sei decisa a fare sul serio. Sì, proprio così. Forza, cominciamo con un po' di corsa. Siete d'accordo? Andiamo! Sì! Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Non battete la fiacca. Metteteci più grinta. Ha ragione, dobbiamo mettercela tutta. Finché Strawberry sarà con noi, la nostra squadra è fortissima. Avete visto come volteggia? È incredibile. Ogni minuto che passa diventa sempre più brava. Guardate, sprizza energia da tutti i pori. È l'unica di noi a saper fare un numero così pieno di eleganza e forza esplosiva. Oh no, Strawberry, ti sei fatta male. Come grazie, sto bene. Mi sono solo fatta prendere dall'entusiasmo. Che sollievo. Sai, Strawberry, è bello che tu abbia deciso di unirti a noi. Ma devi sapere che da oggi si fa sul serio. Guarda il calendario. La prima gara si terrà domenica prossima. Cara.
Caspita, c'è tantissima gente. Comincio a sentirmi un tantino nervosa. Chissà dov'è Mark. Ciao. È arrivato il tuo momento. Ma ci siete proprio tutti. Così fai una gara di ginnastica, bene. Fatti valere, Strawberry, e in bocca al lupo. Grazie. Speriamo in bene, vi ringrazio tanto. E ora, a rappresentare la scuola Daikan, è la volta di Strawberry. Su, forza, siamo con te! Metticela tutta, noi siamo sicure che ce la puoi fare! Chissà dov'è Mark. Forse non è venuto. Avrei tanto bisogno di vederlo. Quando gareggerai, verrò a fare il tifo per te. Prego, puoi cominciare. Non me la sento. Sono troppo agitata, non ce la faccio. Che aspetti? Avanti, Strawberry! Il futuro della squadra dipende dalla tua esibizione. Il nostro club è nelle tue mani. Non starle a sentire, fai come hai sempre fatto e vedrai che andrà tutto bene. Forza, Strawberry, perché non cominci? Vai, coraggio. Non aver paura, siamo qui a sostenerti. Ti sei allenata alla grande, abbi fiducia in te stessa. Non riesco a muovermi. Sono bloccata. Mark. Ciao, scusami, ho fatto tardi. Finalmente sei qui. Metticela tutta, Strawberry. Fa vedere chi sei. D'accordo. Senti che baccano. Ci penso io a farli gridare per qualcosa. Strawberry è in pericolo! In pericolo! Cosa dici? Strawberry è in pericolo! Che succede? Sì, ho capito. Strawberry! Insomma, dove sei finita? Ghisci ancora tu, ma che cosa vuoi? Ciao, ti vedo a sorpresa. Dal momento che ti piace gareggiare, ho portato qualcuno con cui allenarti. Cos'è quella creatura orrenda? Mi sembra evidente che si tratta di un chimero. Oh no, ma è spaventoso! Dobbiamo intervenire subito. Miumina! Metamorfosi! We'll be right back.
decidi di smetterla. Adesso ti mostro delle mosse di ginnastica. Resterai senza parole. Otto! Mio Mina, mio Lori, tocca a voi. Cuore di Mina! Fiocco d'azione! Fiocco di Lori! Oggi dando prova di grande bravura. Però è un vero peccato che alla fine Strawberry abbia fatto un errore dietro l'altro. Non devi fargliene una colpa. Aveva appena finito di combattere. Scusatemi tanto, ragazzi. Io ce l'ho messa tutta, dovete credermi, mi dispiace. Ma che dici? È grazie a te se siamo riusciti a dare il meglio di noi. Non hai niente di cui scusarti. È stata un'esperienza magnifica e gran parte del merito è tuo. Dite sul serio, avanti. Non esageriamo, ragazze. Il numero di aperture è stato fenomenale. Dopo il falso allarme dell'incendio ero un po' agitato, ma alla fine è andato tutto liscio. Grazie ancora per il tuo sostegno. Quando sei arrivato e ho incrociato il tuo sguardo, mi sono emozionata e il mio cuore ha iniziato a battere forte. Nei tuoi occhi profondi potrei perdermi. Vorrei che mi guardassi sempre così, Mark. Ma guarda! Una foca! Ma da dove salta fuori? Quanto sei carina! Ehi, un momento! Non dirmi che mi stai seguendo! Che fai? Oh, sei troppo pesante! Basta adesso! Ti ho detto di stare giusto! Devi essere molto simpatica, Strawberry! È pazzesco, si comporta come se tu le avessi salvato la vita! Dovevi interromperci proprio adesso! Non potevi ringraziarmi prima? Ora basta!